mai dire trash. L'episodio di Shaman King. Come dice Spider-Man, sono dei Ghostbuster, loro prendono gli spettri. Non proprio Ghostbuster, li esorcizzano, non è che c'hanno il raggio. E poi li fanno combattere, perché non sanno combattere tra di loro ammazzati. Sono pur codardi. Scusa, ma se tu hai la possibilità di scagliare un fantasma contro il tuo nemico, che fai? Ci vai tu? Come dire, Ash Ketchum non li sa pigliare a capate in bocca quelli del Team Rocket. Secondo me, da quando è nato Pokémon, hanno fatto il filone di tutti i cartoni dei codardi. Nasce Pokémon dove io mando il mio animale a combattere, che già sta cosa è sbagliata, mando il mio animale a combattere. Poi è nata lì, da lì la serie di tutti i cartoni vigliacchi, Yu-Gi-Oh! Che mandano i mostri delle carte a combattere, Digimon che mandano pure loro i mostri a combattere. Yu-Gi-Oh! Mandano i mostri a combattere, ma quando abbuscano se le pigliano pure loro. Sì, non si sa bene come, ma si pigliano le mazzate pure loro. Va bene, signori, andiamo a vedere questo primo episodio di Shaman King. Quello che sentite è il rumore dell'ultimo treno per tornare a casa. Per l'ennesima volta non ho preso. Spesso mi ritrovo a dover tornare a casa a piedi, ma non ne faccio un dramma. Cos'è questo nano che attraversa? E a me piace leggere, specie i racconti dell'orrore. Attenzione alle notti di luna piena! Certo, se vedi la luna grande in quel modo, sì, attenzione, sì, vuol dire che sta per distruggere la Terra. Cioè, prendi, questo è il pianeta, il Giappone si c'è tipo una specie di corno nel pianeta, il Giappone si avvicina alla luna, perché nei cartoni giapponesi la luna è sempre gigante. I miei compagni mi prendono in giro perché dicono che io credo ai fantasmi. Credo ti prendano in giro anche per tanti altri motivi, perché sei basso e perché hai i capelli alla Nino D'Angelo prima che diventasse figo. Non è mai stato figo Nino D'Angelo. Non c'è pericolo ad attraversare di corsa il cimitero, anche se non c'è in giro nemmeno un'anima viva. Io, alla mia veneranda età di 35 anni, un cimitero di notte mi devono pagare fior fior di euro per camminarci la notte. Tu? Non ho paura dei morti, ho paura dei vivi, ho molta paura di essere aggredito. Buonasera, ha parlato qualcuno? Buonasera a chi? Alle stelle. Ciao. Chi c'è? Ma perché questo più si spaventa, più gli cresce la testa? Ci hai fatto caso? tra altri tre colpi... Esplode. Sono io. Ti va di stare con noi? No, molto gentile, ma vado di fretta. Quanto è pedofiliaca questa cosa che è appena successa? Che ti riferisci? Ai tuoi amici immaginari, per caso? Guardali, non ti va di salutarli? Ma quello è che Ryu di Street Fighter, gli è comparso? Ok, ora sto bambino dovrebbe essere tipo morto o svenuto o qualcosa del genere. Visto che gli cresce la testa sempre di più? Sì, sì. Il giorno dopo non vedevo l'ora di raccontare ai compagni ciò che avevo visto. Ma com'è uscito di lì? Scusate, non ho capito. Ero nel cimitero della Monument Hill quando ho visto un tizio faceva festa insieme a dei fantasmi. Ce n'era uno che sembrava un samurai e un altro ti che... sei preparato? Ma lui arriva al ginocchio a tutti. Perché anche questo sta con la camicia sbottonata e il petto da fuori? Fa proprio caldo sti giorni in Giappone. Io non vi dico bugie, dovete credermi sulla parola. Lo sappiamo che sei appassionato di storie di fantasmi, ma quel che è troppo è troppo. Questo non arriva manco al banco. Sì, non arriva al ginocchio, questo non arriva al banco, guarda. Se perché l'unica persona che dovrebbe avere la camicetta aperta non ce l'ha? E lui sicuramente ha un'ottima visuale. Ehi Tappo, ci ricordi come si intitola il tuo... Lui è proprio il nome, Mario Tappo si chiama. Mi chiamo Manta! Li ho visti sul serio! Io non racconto frottole! Su ragazzi, ai vostri posti! No, ma io mi sto andando a stupire del fatto che lui è veramente più basso. Cioè, guarda, entra sotto il tavolo! Io so di aver visto dei fantasmi! L'espressione stupita è per il fatto che questo cammina con le cuffie, però lei cammina con le cuffie così. Che succede? Non stai bene, Manta? Non è la reazione più naturale e normale a uno che prende e allucca di quella maniera in classe, però, Che c'è? Non stai bene? Anziché Kitabige! Da oggi avrete un nuovo compagno di classe. Potrete insegnare qual è l'abbigliamento giusto per venire a scuola. Si chiama Antonello Schiattamorti. Vi presento... io. Sono il certo tizio che ho visto in compagnia dei fantasmi. Io sono Cenerentola. Sicuramente lui è uno dei sette nani. Mi riconosci? Ti ricordi di me, vero? Ci siamo visti ieri sera al cimitero. Spiacente, non ero io. Cosa? Hai visto? Ti sei sbagliato, Manta. Lui non c'era alla festa. Questi tre mi stanno quasi quasi sul cazzo. Che brutta vita che deve vivere sto coso. Oltre a bullizzarlo non gli credono, non ha amici. È l'ultimo a segnare ad accorgersi che piove.
Dovevo mettere a punto un piano e convincere i miei amici che non soffrivo di allucinazioni. Non appena compariranno i suoi amici fantasmi, andrò a chiamare i miei compagni di classe. Sì, perché giustamente nel frattempo che ti fai tutta la via a casa e li porti fin lì. Aspetta un attimo, beh, giustamente la festa è lunga magari, no? Ho capito, ma questa ha passato 8 ore là vicino a... 3 ore appoggiato alla riva del fiume a guardare. E questo ancora peggio, che lui posso capire, lui è innamorato del fiume, ma questo 8 ore ad aspettare dietro al palo. Avanti, aspetti, che ti pentirai di avermi messo. Sta immaginando, diciamo, cosa farebbe se avesse in mano. Li massaggerei ben bene. Così una bella giornata che potrei stare qui tutto il pomeriggio ad osservare il fiume. E lo sto dicendo ad alta voce perché? In Giappone i genitori non si preoccupano di bambini, penso l'abbiate capito. In Giappone i genitori non ci sono. Il Giappone è formato all'85% da orfani, questo dovreste saperlo. Cosa? No. Oh no, l'ho perso di vista! Ma io so dove si reca quando scende la sera. Si reca a puttano, alla sciamani. Amici pensano che io sia pazzo e che vede i fantasmi dove non ci sono. Ebbene, domattina... Chi dà la garanzia che la macchina fotografica li immortali? Mai nessuno si è degnato di dargli una lezione? Ecco, a noi no, non ti prego, sono i capelli, lo sapevo. Madonna mia, Elvis Presley ha fatto seri danni. Tutte le bande hanno bisogno di un territorio. E noi della banda dei senza uscita siamo stati cacciati da tutti i... La banda dei senza uscita. Ma che nome è? Fanno i butta fuori nella vita. E butta dentro, semmai. Butta dentro. Questo cimitero sarà la nostra base ufficiale. E ne ho appena distrutto un pezzo. Questa sarà la mia nuova casa. Ora datemi un martello che rompo un muro. Sarà un piacere fare i conti con lui personalmente. Belle le basette. Se guardi, fa ombra. Significa che sono tipo capelli che lui si è fatto a punta, capito? Sono. Hai ragione, non ci avevo fatto caso. Bello. Ecco. Posso vestiti a questi, stanno uno peggio dell'altro. Perché quello non ha il volto? Che ti prende, B-Boy? Ti vedo pallido. La faccia assomiglia a cattivissimo me. Insomma, tu hai fatto cadere la lapide di Amidamaru. Che diavolo sarebbe questo Amidamaru? Era un grandissimo guerriero catturato e giustiziato. Ma non prima che avesse il tempo di far fuori 50 fra i migliori guerrieri del re. No, io non ho capito benissimo nel racconto, dice è stato catturato e poi giustiziato, ma nel frattempo ha ucciso più di 50 guerrieri. Cioè, chi sta in da prigione ha ucciso 50 guerrieri. Altrimenti sai che è successo? Gli hanno tagliato la testa, però come le galline, lui continuava a correre e ne ha ammazzati 50. E a combattere. E a combattere. Potresti aver liberato lo spirito malvagio di un sanguinario assassino. Questa cosa non è fisicamente possibile. Il legno può rompere la pietra? Se sì, no. Da quando? Se tutti gli altri sono chi ha petto nudo, chi in canottiere, chi sta tutta non sta schiacciando. Infatti, secondo me quello è sudore, non di paura, è sudore legato all'abbigliamento. Mi sembra di sentire la mamma che mi sta chiamando. Già anch'io, forse è il caso di andarcene da qui. Quindi quei due hanno la stessa mamma. Ok, sto aspettando. Dov'è finito lo spettro del grande Amidama? Quel tizio è proprio matto da legare. Ha messa quella lattina che erano ciliegie. Ma poi cosa sono le ciliegie in lattina? Ciliegia in lattina. Cosa sono le ciliegie in lattina? Che bontà, una lattina di ciliegie. Ha urtato col tacco di una scarpa di gomma, ma col tacco di ferro, una lattina piccola così di ciliegie. Però ha fatto un rumore come se avesse buttato un'armatura in un burrone, guarda. Passavo di qui perché stavo facendo una passeggiata, ma non ti ho visto spezzare la lapide. Che si merita le mazzate che sta per prendere. Sì. In questo caso non vedrai nemmeno quello che sta per farti. Detta così mi preoccuperei. Cioè, io se vedo un bambino così, loro magari non sanno che lui va alle superiori, no? Io penserei che c'era tipo 5 anni. Questo qui che è adulto con la mazza in mano, bambino, la t'ammazzo. Mamma, che... Non è detto che lo ammazza, ha detto non vedrai quello che ti farò, può essere anche che lo... Sai ancora cosa vuole fare. Sì, va bene. Spero l'ammazza allora a sto punto. Poi improvvisamente hanno visto il bambino di 5 anni, tutti coraggiosi sono diventati. Sì, va. La voce io continuo a pensare che lo voglia ingrassare. Oh no! Manta, cosa ti è capitato? Ma veramente la gang senza uscita hanno picchiato a questo? 12 adulti contro sto bambino. Ma siete dei pezzi di merda.
Ecco, sono caduto da una collina. Dalla Monument Hill, scommetto. Ma è lì che si radunano i senza uscita. Erano appena arrivati. Quello ha detto: da oggi questa sarà la nostra base. Ma infatti, o lei era lì, oppure forse hanno messo l'avviso sul gruppo Telegram. Su Telegram. Andata bene che te la sei cavata con una caduta. Ma sono così stupidi questi che non capiscono. Meno male che sei solo caduto. Dal quarto piano, penso. No, ma ha detto: sono caduto giù dalla collina. Quindi, tra l'altro, secondo te, se questo bambino veramente andasse a scuola con quelle ferite e quelle contusioni, nel mondo reale non succede niente? O come minimo arrivano gli assistenti sociali a scuola? Non mi crede mai nessuno. Non è giusto. Non è giusto. Io ti credo. Eh? I fantasmi esistono e come? Ma poi, se è caduto veramente giù dalla collina, poi com'è tornato a casa? Lui abita praticamente in prossimità della fine della collina. Dai piedi della collina. C'era la porta aperta. Lui è caduto fino a dentro casa. I miei amici al cimitero mi hanno detto che cosa ti è successo. Ti immagini se a lui gli veniva, quando si iscriveva a scuola, gli veniva assegnato l'armadietto, quello soprattutto. Ehi, mi è venuta un'idea. Seguimi. Devo andare. Ti sta rapendo. Alla Monument Hill. Cosa? Proprio così, è uno dei miei posti ancora preferiti. Per la terza volta, cioè, è il luogo di tutti i traumi di sto bambino. Stato lì, credo che ora voglia fare il possibile per non tornarci. Ecco, e tra l'altro noi due abbiamo un conto in sospeso da saldare. Chissà che ora si ritrovano pure. Io non t'ho picchiato ancora, e nemmeno i miei amici fantasmi. Quindi lasciati picchiare, cazzo. Insisto che questo è sequestro di persone. Non tutti hanno la dote di vedere i fantasmi come noi due. Scusa? Hai detto qualcosa per caso? Era proprio così necessario legarmi? Più che altro era proprio così necessario legarmi in dove non tocco? Povera. Ora che gli fa? Devi ritenerti fortunato. Sapessi quanti bambini vorrebbero essere al tuo posto. Legati a un albero e seviziati. Chiunque vorrebbe. Sai quanti bambini vorrebbero essere prima bullizzati da tutta la scuola? Poi essere malmenati da una gang di 12 adulti armati, probabilmente anche molestati, e poi attaccato vicino a un albero dove passano i fantasmi. Correvano tutti come dei conigli impauriti. Si stanno vantando che hanno picchiato un bambino fuori l'asilo, probabilmente. E gli abbiamo rubato anche tutte le caramelle. Sì, siamo grandi. Ma lui in realtà non sono i capelli. Lui c'ha proprio questa forma del suo cranio. Lui c'ha i capelli cortissimi. Ma guarda, una festicciola fra amici. Ciao, come ve la passate? Io sono io. Buonasera a tutti. Ragazzi, mannaggia, oggi non siamo in 12, siamo solo in 10. Come facciamo contro quel bambino? Ecco, anche a me piace venire su questa collina. Purtroppo però la tua abitudine di venire qui sta per essere debellata. I miei amici la pensano diversamente. A loro piace che venga qui a trovarli. Li sistemiamo noi e così imparano a sconfinare la... Niente paura, capo. Lo so che la situazione rasenta il drammatico, ma ci penseremo noi due, che siamo anche molto muscolosi, contro quel bambino smilzo e l'altro legato. Forse ce la faremo. Amidamaru! Grazie di darmi questa opportunità. Fateli fuori! Non avere nessuna paura. Sto solo evocando gente dall'oltretomba, non temere. È tutto sotto controllo. Amidamaru! Forma spirito! Solo a me sembra che si sia indebolito, non mi sembra. Beh, è bruttissimo, ma non fa paura. Io sono uno sciamano e sono in collegamento con l'aldilà. Cosa hai detto che sei? Uno sciamano, uno sciamano! È a 21 centimetri da te, sei coglione, sei sordo. Unione! Sì, ma non sei credibile con una mazza di legno sagomata. Come se io prendo lo spirito di un grande spadaccino, però in quel momento c'ho un dildo in mano. Pare ad avere più rispetto del luogo di riposo di uno spirito. Non per i bambini di 4 anni, quelli malmenateli pure. Ma abbiate rispetto per i morti. Dove è sparito? Dove gliel'ha infilato? La prossima volta che disturberai la quiete di questo luogo, non mi limiterò a spartarti i capelli. Grazie dell'aiuto che mi hai dato. Qual è? Hanno riempito un secchio del loro. Insegnami le tue tecniche di combattimento. Ah, hanno usato. Che quello si appiccica dopo, eh? E per combattere insieme ad uno spirito bisogna essere uno sciamano. Sei veramente uno sciamano? No! No, sono un salumiere. Ho preso un giro fino ad adesso.
Vuoi sapere una cosa? Tutti mi prendono in giro perché leggo sempre storie di fantasmi. E fanno bene, ma perché se no, non per quello che sei un cretino sei. Sono simpatici gli spettri? Tantissimo. È l'ultima domanda che farei, sono simpatici gli spettri? Ma giocano bene a 3-7. Esatto. Si chiude il primo episodio, signori, di Shaman King, che mamma mia. Allora, meritavo o no? Mai dire...